spegnere le luci visto il tema dark della presentazione. Allora, buonasera a tutti, di nuovo per chi non c'era prima, benvenuti a Linux Day 2014. Sono Andrea e l'argomento di questa presentazione è relativo alla consapevolezza che noi abbiamo di cosa succede ai nostri dati personali salvati su chiavette oppure hard disk esterni o computer portatili, cellulari, qualsiasi cosa che noi magari andiamo a cancellare e pensiamo di avere, quando in realtà a volte non è così. Quindi io vi voglio raccontare una storia, e in particolare la tragica storia di Alice, che un giorno ha deciso di prestare la propria chiavetta a Bob, e adesso andiamo a vedere che cosa successe. Allora, innanzitutto diciamo che Alice si fidava di Bob fino a un certo punto, quindi prima di prestare la chiavetta decise di cancellare i propri dati personali, quindi aveva dei file che non voleva venissero visti, ha cancellato queste informazioni dalla propria chiavetta e dopo, sicura di sé, l'ha ceduta a Bob. Ha sbagliato clamorosamente e vedremo dopo che cosa è successo. Allora, io volevo iniziare, dopo questa premessa, a farvi due domande. La prima è: quanti di noi hanno informazioni personali sui propri dispositivi? Dispositivi intendo, se avete USB, hard disk, cellulari, portatili, PC fissi, schedina di memoria della videocamera, qualsiasi cosa. Quanti di noi hanno mai salvato qualcosa che non è vero che fosse visto da chi? Potete alzare le mani se volete. Ok, perfetto. Poi la seconda domanda: cosa succede quando noi cancelliamo un file da questi dispositivi? Vabbè, non ho detto niente. Dipende, adesso vediamo. Innanzitutto, un concetto che molti conoscono, più o meno anche chi non ha competenze informatiche, è quello del cestino. Cioè tutti i sistemi operativi fondamentalmente hanno il cestino. Iniziamo a dire che il cestino, quando è tra virgolette pieno, è inutile, nel senso non ha utilità in termini della mia sicurezza, perché se io ho spostato un file nel cestino non l'ho cancellato, l'ho solo spostato in una zona che serve a me per ricordare che dopo dovrò cancellare questo file. È come se avessi messo in un'altra cartella, perché il cestino è una normalissima cartella più alcune informazioni aggiunte per dopo eventualmente riportare il file dove era prima. Ma poi, quando noi andiamo a svuotare il cestino, dovete immaginare come se voi aveste un libro all'indice, e l'indice mi permette di trovare tutti i contenuti del libro guardando, diciamo, un elenco. Immaginate che il vostro disco o la vostra chiavetta sia questo libro, l'indice viene ritoccato dove c'era scritto il nome del file e la pagina, tra virgolette, dove andare a trovarlo, viene scritto cancellato. Quindi il file è stato cancellato. Questo ovviamente è inefficace. Sempre continuando con la metafora, immaginate che questo sia il libro a cui ho messo l'indice della mia tesi. Vabbè. Immaginiamo che io volessi cancellare quello annunciato a pagina 11 e dico: ok, con la penna ho scritto rimosso, quindi il mio enunciato non c'è più. E non è esattamente così, perché se uno guarda l'indice intanto vede che c'era qualcosa con quel nome, e se dopo va a pagina 11 perché c'è ancora scritto può ritrovare tranquillamente, perché le pagine non sono state modificate. Allora, abbiamo capito che questo non funziona. Un altro pensiero che viene a molti, facciamo la formattazione. Con la chiavetta faccio una formattazione in modo che questo cancelli i file. Allora, ci sono diversi tipi di formattazione, adesso ne vedremo uno in particolare, che è quello classico,
che si trova su tutti i sistemi operativi, la cosiddetta formattazione veloce. Del genere, nessuno vuole aspettare 30 minuti per essere sicuro che i propri dati siano cancellati, quindi fa una formattazione veloce che dura 12 secondi e va praticamente a formattare la chiavetta in teoria. In pratica non è nulla di grave, o meglio, sì, perché ci complica la vita, ma non tanto. La formattazione viene considerata da molte persone poco esperte come un'azione distruttiva. In realtà è un'azione molto meno distruttiva di quanto pensiate, perché l'unica cosa che va a fare, tornando alla metafora del nostro libro, è quella di azzerare. Quindi, se io ho il mio libro, dopo una formattazione mi ritrovo questo. Come potete vedere, la pagina dell'indice è stata azzerata, sbiancata completamente. Nessuno mi verrà a poter dire quali erano i contenuti, nel senso di qual era il nome delle varie sezioni. Tuttavia, se io vado oltre alla prima pagina, vado a scorrere le altre pagine e rileggo tutto il testo del libro, anche se magari non so qual è il titolo del capitolo, a meno che non sia stato riscritto. Questo è una cosa, secondo me, ben diversa da una cancellazione. Cioè, nel senso, io non ho cancellato i miei file, né formattando la chiavetta, né cancellandoli singolarmente. Ho semplicemente nascosto il fatto che ci fossero in modo veramente stupido, come un bambino che si va a nascondere dietro a un lampione, magari che è largo 5 cm, e pensa di essere invisibile. In realtà, ovviamente, basta poco per vedere che non era così e che c'è qualcosa dietro. E è una cosa che non richiede neanche potenze particolarmente elevate. E qui andiamo avanti con la nostra storia. Bob mise in atto il suo piano malefico e decise di recuperare i file di Alice che erano stati cancellati e quindi di farsi un po' gli affari di Alice, diciamo. Arriviamo all'altra domanda, cioè in che modo è possibile recuperare file che si credeva fossero cancellati? Qualcuno vuole suggerire qualcosa? Anche con la metafora del libro, tipo via l'indice leggo dopo, quella era già un'opzione, oppure lascio perdere se c'è scritto appena cancellato, faccio finta che non ci sia e leggo lo stesso. Più o meno questa è l'idea. Allora, se una persona ha un po' di tempo, cioè non è, diciamo, in una situazione in cui deve agire in pochi minuti perché teme di essere scoperta, ma ha un po' di tempo a disposizione, la prima cosa da fare innanzitutto è la copia del dispositivo. Adesso questa presentazione parla di recuperare i dati, non parla di informatica forense. Se parlassimo di informatica forense, questo sarebbe tassativo, altrimenti il perito andrebbe a invalidare la prova e sarebbe preso a bastone dal cliente o del giudice o del pubblico ministero, chi è. Io parlo di recupero dati, quindi questo passaggio non è strettamente necessario, però è consigliato per evitare di far danni nel caso in cui abbia tempo. E la cosa del dispositivo è un'operazione che richiede un po' di tempo, appunto. Questo evita appunto i danni accidentali, cioè mentre sto cercando di recuperare dei dati da una chiavetta o da un disco, evito di andare a scrivere sopra altre cose che potrebbero rovinare quello che sto tentando di fare. L'importante è che la copia venga fatta copiando tutti i bit, cioè tutto lo spazio che c'è a disposizione sulla chiavetta, non solo dove la chiavetta mi dice che sono i file. Mi devo ricopiare tutto. Tornando alla metafora di prima, se io ho il libro, anche se l'indice è bianco, io comunque copierò tutte le pagine, indipendentemente da quello che c'è scritto sopra o non c'è scritto. E l'analisi la farò successivamente. Quindi, se ho una chiavetta di, per esempio, 4 GB, la mia copia sarà grande esattamente 4 GB, indipendentemente se risulta piena o vuota. Per fare questo, ci sono diverse applicazioni, su Linux soprattutto. Abbiamo l'applicazione Dischi, che si trova su distribuzioni come Ubuntu e altre, anche Fedora, eccetera, che è quella che vedete sulla schermata sulla destra della diapositiva.
in cui io praticamente vado a scegliere l'unità, in realtà l'avevo già scelta prima che comparisse questo, il nome del file, dove salvarlo, avvia la creazione dell'immagine, che si chiama immagine, cioè la copia proprio bit a bit, e lui mi mostrerà che sta copiando l'immagine del disco e l'ha salvata sul mio desktop. Oppure, per chi vuole usare la riga di comando, lo strumento più classico è DD e derivati, che sono altre applicazioni testuali. Diciamo, una volta che noi abbiamo acquisito completamente il dispositivo, chiavetta o hard disk, eccetera, sono esattamente la stessa cosa dal punto di vista software, quindi non fa nessuna differenza. Anche i cellulari in parte, diciamo, si procede alle fasi successive. Allora, se una persona aveva semplicemente cancellato un file, magari spostandolo nel cestino e dopo cancellando o svuotando il cestino, insomma, si può effettuare un'operazione che si chiama delete. L'ho scritto in inglese perché in italiano verrebbe una cosa di questo tipo: annullare l'eliminazione, che è orribile, oppure decancellazione, che è ancora peggio, comunque undelete. Questo si può fare quando esiste ancora l'indice che dicevamo prima. Cioè, io vado sul mio disco, c'è scritto che questo file chiamato ciao.jpg è stato cancellato, e facciamo finta che non è stato cancellato, io lo leggo lo stesso, sono a posto, cioè, risolto molto semplicemente. Nella maggior parte dei casi questo funziona quando uno ha semplicemente cancellato il cestino. E solitamente è un processo molto veloce, nel senso che ci metto pochi minuti, 5 minuti neanche, cioè dipende sempre da quanti sono i file che devo copiare. Se devo recuperare una o due foto ci metto un minuto o due. Un programma che può fare questo è Test Disk, e qui ho fatto un esempio creato artificialmente, diciamo, preso una chiavetta formattata in modo corretto tra virgolette, dopo ho messo quattro immagini, cioè quattro file chiamati come delle immagini, e li ho cancellati e dopo ho fatto il recupero. Questa è la schermata in cui vedete che lui ha elencato i file, in rosso significa che erano file cancellati, risultavano cancellati, però di fatto erano leggibili. L'altra tecnica che abbiamo a disposizione è il cosiddetto carving. Carving significa in italiano scavare, più o meno, e questo dà già il suggerimento che è un'operazione un po' più lunga. Se io ho il mio indice, diciamo, completamente cancellato, è come avere una mappa di un terreno, non c'è scritto dove devo cercare, però so che è in quel terreno, quindi comincio a scavare a caso finché non trovo. Di fatto scavo tutto. Questo, per ovvi motivi, è un metodo lento, però molto più sicuro, tra virgolette, del metodo precedente, perché il metodo precedente si basa sul fatto che io dia per scontato che ci sono ancora informazioni sul nome del file, su dove si trovava, informazioni che potrebbero essere state rimosse. In ogni caso, qualsiasi sia il metodo, riusciamo a recuperare almeno il contenuto del file in genere, se non è stato sovrascritto. Con questo metodo, più lento ma più affidabile da un certo punto di vista, non possiamo recuperare assolutamente il nome del file. Quindi non sapremo né come si chiama né in che cartella si trovava, perché non c'è più l'informazione, se è stato formattato assolutamente non c'è più. In realtà dipende, però sono questioni tecniche. E arriviamo alla conclusione. Quindi Bob viene a conoscenza dei segreti più reconditi della sua vittima e per Alice non ci fu scampo. Dopo la tragedia, le persone intervenute poterono solamente constatare che Alice avrebbe potuto salvarsi da questo crimine efferatissimo. Ok. Allora, adesso vi lascio con questa domanda: come ci si può difendere da questa minaccia? E pensateci un attimo, visto che siamo in notevole anticipo
minuti di pausa e dopo proseguiremo con la storia. Allora, come ci si può difendere da questa minaccia? In un certo senso usiamo il buon senso. Cioè, innanzitutto, non salvare informazioni confidenziali a priori. Cioè, nel senso, se io ho la possibilità di non usare un dispositivo per salvaguardia personale perché non è essenziale che lo faccia, semplicemente evito di farlo. Però non è sempre possibile, ovviamente. A volte ho bisogno di salvare dei documenti perché li devo conservare e devo salvarli da qualche parte. Quindi non sempre è possibile. Proteggiamo fisicamente il dispositivo. Cioè, ad esempio, il mio telefonino, se io lo tengo sempre con me, è meno probabile che uno venga a rubarmi i dati del telefonino rispetto a lasciarlo in giro e perderselo, insomma, magari per un'ora lo lasciavo in laboratorio incustodito e uno passava, si copiava i dati, eccetera. Però se proteggiamo fisicamente il dispositivo è già una cosa in più. Ovviamente questo non basta, abbiamo parlato di quando uno ha accesso al dispositivo per qualsiasi motivo, perché gliel'ho prestato, perché me l'ha rubato, eccetera. Quindi bisogna passare anche alla parte tecnica, altrimenti siamo punto e capo. Allora, parliamo di crittografia, che è la parola che si sente tanto in giro, a volte a sproposito. E la crittografia innanzitutto è una tecnologia che poi viene implementata in vari modi, con varie tecniche, varie strategie, che ci consente di nascondere e rendere incomprensibile il contenuto dei nostri documenti a persone non autorizzate. Persone magari che non conoscono, ad esempio, una password che abbiamo scelto noi. E per fare questo è importante usare password serie. Perché potete avere tutta la crittografia che volete, potete avere SSL, potete avere GBG, potete avere quello che vi pare, ma se la vostra password è PIP123, è come se aveste la chiavetta in chiaro, non serve a nulla. Perché con un attacco addizionale ci metto 5 minuti più o meno a trovare la password. L'importante è che le password siano serie, che non vuol dire necessariamente avere i caratteri speciali, anche se sarebbe altamente consigliabile, ad esempio dollaro, cancelletto, asterisco, eccetera. Ma già la lunghezza della password può essere un primo fattore, perché una password magari lunga 16 lettere, che sono solo lettere dell'alfabeto, perché è una frase in italiano che mi sono inventato io, è più sicura di una password di 5 lettere, magari con i simboli. Anche se uso i simboli, non è detto che sia più sicura, dipende tanto anche dalla lunghezza della password. Quindi, se non volete proprio fare le cose con i simboli, eccetera, perché avete paura di dimenticare, mi viene data una bella frase in italiano lunga 30 caratteri, o il titolo di un film, o qualsiasi cosa, lo scrivete tutto di seguito, magari viene una roba lunghissima, quello è molto difficile da indovinare, comunque. Sì, in dialetto veneto, esatto. La crittografia può essere fatta con due strategie fondamentalmente. Allora, si possono criptare dei file singoli, quindi il mio documento singolarmente è criptato, ma il disco in sé è in chiaro, oppure posso cifrare degli interi volumi, cioè tutto il mio disco è crittografato come se fosse un'unica entità. Solitamente questa seconda opzione è molto più suggerita, diciamo, perché se io cifro un file singolarmente, quando faccio l'atto di cifratura, oppure di decifratura perché devo leggerlo, poi lo ricifro quando ho finito, può rimanere la copia in chiaro del file temporaneo che è stato aperto e dopo è stato ricriptato e si recupera con le tecniche di prima. Quindi è molto più sicuro cifrare un disco intero che non un file singolo. E poi sapete anche magari che ad esempio i cellulari Android hanno l'opzione di cifratura, dove potete proteggere il dispositivo con una password nelle preferenze di sistema e potete scegliere anche di criptare anche la memory card esterna. Fatelo e vivete più tranquilli. Così anche se vi rubano il telefono magari non vi leggono tutte le password del browser o le foto vostre, eccetera. Allora, per fare i dischi cifrati su Linux, sempre con l'applicazione dischi di prima,
È veramente di una facilità incredibile, perché io vado a formattare il mio disco e vedete qui a sinistra, in realtà la prima voce avrei dovuto cambiarla, ma vi spiego dopo perché. Comunque essenzialmente si sceglie tipo cifrato, compatibile con i sistemi Linux, quindi è una chiavetta che userete solo su Linux, perché a meno di configurazioni particolari non potete aprirla con Mac o con Windows. Mettete un nome che volete voi, vacanze, eccetera, e scegliete una password lunga, soprattutto, ma anche magari con qualche simbolo o qualche numero. E ricordatevi bene questa password, ma evitate di scriverla, perché se no tanto vale, se la scrivete sul post-it, sul monitor, come fanno molti. E dopo, quando voi avrete in un secondo momento voglia di utilizzare la chiavetta, andate a inserire la chiavetta nel sistema Linux e automaticamente si apre questa finestra a destra che vi dice inserire una passphrase per sbloccare il volume. Anche qui evitate di ricordare per sempre la password nel computer, perché se vi rubano anche il computer siete punto a capo. Quindi magari se volete proprio ricordarla per la sessione, ma la cosa ideale sarebbe dimenticare la password immediatamente, in modo che quando staccate la chiavetta e la reinserite ve la chiede di nuovo. Per quanto riguarda la formattazione, è assolutamente raccomandabile che la formattazione che andate a fare sia la formattazione sicura. Ci vorranno diversi minuti, per un disco enorme anche un'ora magari, sì, però decidete voi se il fatto che uno vada a leggersi tutta la vostra roba valga mezz'ora oppure no. Secondo me sì, e quindi fate una formattazione che sovrascriva tutti i dati, ad esempio l'applicazione dischi della distribuzione Linux suggerisce sovrascrivi tutti i dati con degli zeri. Quindi io ogni singolo bit del disco lo vado solo a scrivere con 0000000000. Quando andrò a fare un'analisi come prima di carving o di altre tecniche, non riuscirò a leggere nulla perché è tutto zero. E quindi prima magari di fare la chiavetta cifrata faccio una formattazione lenta, poi la riformato velocemente per fare la cifratura, oppure c'era l'opzione prima direttamente potevo formattarla lentamente e cifrarla in un colpo unico. Questo mi permette di assicurarmi che i miei file siano comunque tranquilli, cioè i miei dispositivi sono protetti, perché se ho una chiavetta cifrata uno potrebbe tranquillamente fare la copia del dispositivo, usare il programma di carving, usare il programma di undelete, farlo, perché tecnicamente non gli impedisce nulla di farlo, ma cosa viene a trovare? File completamente incomprensibili, che non riesce a leggere in nessun modo, cioè trova dei file ma non riesce ad aprirli, e quindi cosa se ne fa? Assolutamente nulla. E abbiamo evitato che succedesse quello che è successo ad Alice nella storia tragicamente terminata prima. E dovete sapere cosa è successo a Alice? È una storia vera questa? Sì, in particolare l'ho fatto io con la chiavetta di una mia amica. No. No, non è successo nulla di tragico. Vi spiego, fondamentalmente la storia è stata questa. Siamo andati al mare con altri amici. Al ritorno dal mare mi voleva dare le foto per salvarle sul portatile. No, ma aspetta, prima devo cancellare quella dove sono venuto malissimo. Cancella, dopo mi passa la chiavetta. Tempo 2 minuti, giro il portatile. Guarda che non sei venuta male in questa foto. Vabbè, io l'ho fatto per scherzo, perché volevo, tra virgolette, spiegare che alla fine cancellare un file non serve a niente, però può succedere che se invece vendete un vostro computer formattato, secondo voi magari bene, e poi è stato formattato velocemente, lo vendete come computer usato, dopo un'altra persona cosa fa? Accende, guarda quello che c'era sopra e a quel punto trova tutte le vostre informazioni. A me è successo veramente una cosa simile. Io ho comprato un computer usato che si è rivelato poi una truffa perché non era funzionante,
Andando a leggere l'hard disk, sono risalito tranquillamente al proprietario del disco, che non era la stessa persona che mi aveva venduto il portatile, ma era un suo amico completamente ignaro della cosa. Ho mandato un'email a questo amico ignaro, gli ho detto: guarda che io ho le foto di tua figlia perché il tuo amichetto vende i computer rotti. E lui mi ha detto: ah bene, mandami tutto e gli faccio passare io un brutto quarto d'ora. Quindi i soldi non li ho riavuti indietro, però questo qua probabilmente un po' di parole se l'ha presa. Sì, esatto. Anche perché la bambina piccola, vedi, i disegni fatti, i documenti, le poesie scritte, le chat su MSN, i suoi contatti, tutto. Se io fossi stato una persona, un pedofilo, potevo scrivere alla ragazzina, avevo il contatto, avevo anche la lista degli amici suoi, potevo farmi una rete e conoscere la vittima e attaccarla tranquillamente, perché il suo amico delinquente andava a vendere i portatili rotti col disco dell'altro, che non sapeva nulla, poveretto. Quindi, detto ciò, io vi consiglio: quando prestate, vendete, regalate, cedete in leasing, quello che volete, qualcosa che memorizzi dati, e ripeto, hard disk, chiavette, portatili, computer fissi, cellulari, videocamere con la schedina, qualsiasi cosa che memorizzi dati, fate attenzione a quello che fate, perché altrimenti può succedere qualcosa di poco bello. Detto ciò, io ho concluso. Se avete qualche domanda, fatemela pure, rispondo volentieri. Devo scegliere io quale fare. Di default, se io non faccio niente, fa la formattazione veloce. Se mi fai una formattazione lenta, fa un passaggio di zeri. Esatto. Questo azzera completamente il contenuto della chiavetta, qualsiasi cosa c'è sopra viene irrimediabilmente eliminata. Bene, se ci sono altre domande, grazie.